Benvenuti nella mia cucina. Oggi ricetta dal recupero. Andrò a preparare un pesto di funghi champignon e mandorle. Nel frigorifero avevo questi funghi champignon. Prima che vanno a male, ho detto cosa posso farci e mi è venuto in mente di preparare questo pesto. Quindi andrò ad utilizzare 400 g di funghi champignon, circa 100 g di mandorle. E spicchio d'aglio, ne sto mettendo due solamente perché sono piccoli. Poi questo è il grana padano grattugiato aromatizzato al basilico e poi ci servirà ovviamente olio extravergine d'oliva. All'interno di un frullatore vado ad inserire le mandorle. Dopo aver frullato e ottenuto questa consistenza, vedete, aggiungo lo spicchio d'aglio, l'olio e il formaggio aromatizzato al basilico. Ovviamente voi potete mettere semplice grana padano grattugiato senza aromatizzato. Quindi inserisco l'aglio, il grana padano, è così perché io il grana padano lo tengo in congelatore, questo qua aromatizzato, e aggiungo l'olio. L'olio lo metto ad occhio. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, lo mettiamo per un secondo da parte. E andiamo a frullare nello stesso frullatore i funghi. Ho dovuto cambiare frullatore perché quello era troppo piccolo. Quindi, dopo aver frullato i funghi, vado ad inserire poco per volta il composto di mandorle e grana padano. Metto il coperchio e frullo. Ed eccolo qui, il pesto è pronto. Ovviamente, se serve, aggiungete altro olio extravergine d'oliva. Guardate però la consistenza. Questo è quello che dobbiamo ottenere. Qua invece lo metto nei barattoli e lo conservo all'interno del congelatore perché dura molto di più. Però se volete potete metterlo anche all'interno del frigorifero. Ovviamente dovrà essere consumato entro una settimana. Vedete? Io così li conservo. Li metto all'interno dei barattoli e poi metto un pochino di olio sopra. Questo qua serve per evitare di fare la muffa. Nel mio caso, ovviamente, essendo che li congelo, è impossibile, però se voi li mettete all'interno del frigorifero, l'olio evita di far formare la muffa. Il mio pesto di funghi, champignon e mandorle è pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.